ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale. Oggi un nuovo video in collaborazione con la mia carissima amica Stefania del canale Stefania L. Ovviamente vi lascerò tutte le informazioni e riferimenti giù nell'info box. Oggi parleremo di prodotti top e flop del mese. Sono dei prodotti che vi vogliamo segnalare da comprare o non da comprare e questa collaborazione la faremo mensilmente. Allora, se vi state chiedendo che cosa ho sulle labbra la Liquid Matte della Kiko nella colorazione 09. Questa qua. E niente, direi di partire subito. Ho cercato di selezionare i prodotti che mi sono piaciuti di più, che mi stanno piacendo di più e che sono degni di nota da segnalarvi. Allora, il primo prodotto che vi voglio segnalare è lo shampoo protettivo dell'Equilibra della linea Argan con olio di argan estratto di foglie tè nero, questa qua. Questa è senza schifezze, senza parabeni, petrolati, slash, sale aggiunto, zero siliconi, scusate i miei capelli, ma prima Margo mi è saltata in testa praticamente. È adatto per i capelli spenti, è uno shampoo che io avevo trovato in una rivista, infatti è un formato da 100 ml, però è uno shampoo che mi sta piacendo veramente tanto. La consistenza è in gel, vedete, molto molto... cioè non molto liquida ma neanche molto corposo, cioè il giusto, non va assolutamente a seccare i capelli, diluito fa un lavaggio molto morbido con la schiuma molto soffice, non va a aggredire assolutamente i capelli, me li fa durare tra un lavaggio e l'altro i miei canonici 3-4 giorni. La profumazione è dolce, proprio quella di Argan, però non quella stucchevole che c'è in alcuni prodotti. Mi piace perché non mi lascia, non mi crea forfora, prurito, mi lascia i capelli molto molto lucenti, perché questo è proprio un prodotto adatto ai capelli, capelli spenti. Un altro prodotto che vi voglio segnalare, che vi ho già segnalato, vi lascio il link da qualche parte, è questo qua, lo shampoo concentrato della Bios, produzione artigianale, neutro all'aloe e camomilla per i capelli delicati. Questo è uno shampoo completamente artigianale, il suo costo è di 6,90 euro se non sbaglio, ma circa siamo lì. Un inci semplicemente perfetto, semplice ma super super performante. Non vi lasciate ingannare dal fatto che sia per lavaggi frequenti per i capelli delicati, perché questo shampoo ha bisogno dei suoi tempi, diciamo. Dopo un po' che il vostro capello riesce a capire che tipo di shampoo è, vi lascia i capelli favolosi. Me li fa durare i miei 3-4 giorni canonici, me li lava benissimo, non mi secca i capelli, non mi crea forfora e mi va a lenire magari se ho qualche prurito dato da qualche altro shampoo. Veramente ottimo. Poi la profumazione di camomilla è spettacolare, sembra la camomilla appena raccolta nel giardino. Ottimo, mi piace veramente veramente tanto. Un altro prodotto che vi voglio segnalare, però voi lo conoscete già, è la maschera concentrata al cocco e mandorla ristrutturante della Bios, non so mai come si pronuncia. Una maschera ottima, un top veramente. All'interno contiene olio di cocco, olio di mandorle, olio di ricina, quindi un tripodio fantastico. Va a nutrire, va a elasticizzare, va ad illuminare e soprattutto va a rafforzare i capelli. Maschera ristrutturante top pre-shampoo, necessita di una posa minima solo di un quarto d'ora. Io lo miscelo con altri olietti, la tengo in posa per mezz'ora, un'oretta e i miei capelli sono favolosi. Ottimo prodotto, costo irrisorio di 5,90 euro, ma è un prodotto che dovete avere. Questo è uno di quei prodotti che mi hanno veramente veramente conquistato e stregato, infatti ne ho comprato altre due confezioni e continuerò a ricomprare questo prodotto e sicuramente sarà nei miei prodotti top del 2017. Fantastico, 100 ml di prodotto, ottimo. Un altro prodotto che vi voglio segnalare, che però avevo già acquistato tanto tempo fa, ma una mia carissima amica Valentina, che ti mando un bacino, me l'aveva consigliato di utilizzare perché avevo visto nel suo video, è questa lozione districante senza risciacquo e di sentifoglia.
che tra l'altro io non la utilizzo come lozione districante, ma la utilizzo semplicemente come un prodotto per togliere il calcare dai miei capelli, perché subito dopo aver tamponato i capelli, perché all'interno contiene l'aceto di lampone, infatti si sente, però non è quell'aceto da cucina che vi può dar fastidio. Ottimo, vi risparmio davvero la fatica di fare un aceto, oddio, come si dice, un risciacquo acido, vi risparmia tempo di andare a preparare tutto. Avete questo, due spruzzate sulle lunghezze a testa in giù, avete fatto lo stesso identico lavoro. Chiude bene le scaglie dei capelli, vi lascia i capelli estremamente luminosi, soffici e leggeri. Ottimo, sono 200 ml di prodotto, costo circa 9 euro, facilmente reperibile. So che adesso Sentifoglia o Centifoglia si vende anche da Ipercop e Laushan. Top. Un altro prodotto top per il corpo che vi voglio segnalare, ma che conoscete tutti, è questo qua, Cacao Organic Esfoliante Corpo di Organic Shop con cacao biologico e zucchero. Questo qua. Fantastico, a partire dalla profumazione. Mamma mia, sa proprio di cioccolato. Guardate la consistenza, scrubba veramente come il classico scrub di Organic Shop, va a scrubbare come se non ci fosse un domani, ma è arricchito con il burro di karité che funge anche da un nutriente, quindi vi lascia la pelle sì scrubbata, ma leggermente nutrita, non unta, non appesantita. A chi non piace l'effetto unticcio, questo scrub è perfetto, perché miscelandolo con l'acqua dopo si trasforma una specie di cremina dove ovviamente i granulini si sentono, però va nello stesso tempo a nutrire leggermente la pelle. Io quando esco dalla doccia e come sempre vi dico ho la pelle arida sul corpo, non mi tira assolutamente la pelle e non devo ricorrere subito a un olio o una crema. Ottimo! Tra l'altro io l'avevo pagato nel mio negozietto a soli 2 euro, un prodotto da ricomprare. Il prodotto invece flop è questo qua, gel detergente purificato di acqua di rose. Questa era la nuova formula, l'avevo acquistato, scusate, principalmente perché ero attirata dal packaging, non so come mai. Qua dice struccante viso e occhi anche per le pelli delicate con estratto di rose nobili senza alcol e saponi. L'inci adesso non so per quanto voi lo potrete vedere, ma non è buono. Comunque poi ci riaggiorniamo su questo prodotto. Ma su un prodotto di risciacquo io non faccio tanto caso. Solo che questo prodotto mi secca tantissimo, tantissimo la pelle, non è assolutamente delicato e mi va a bruciare gli occhi. Una volta ho provato a struccarmi gli occhi con questo prodotto, disastro. Quindi per me è un super bocciato. Sì, la profumazione è fantastica, il pack anche, ha il suo pusher. La confezione comunque è un po' trasparente, si può notare dove si può vedere dove si è arrivati. Io sono arrivata circa qua. La profumazione è molto molto delicata, il gel non è molto molto corposo, ma neanche molto fluido. Diciamo che è una via di mezzo, fa pochissima pochissima schiuma quando si va ad emulsionare con l'acqua, ma mi secca tantissimo la pelle. Dopo che vado ad asciugare il viso, devo correre assolutamente ai ripari con il tonico. Un altro prodotto top che vi voglio segnalare è questa crema dell'erboristica d'Atene, trattamento intensivo riparatore viso con olio di argan, acido ialuronico vegetale, antirughe, idratante. Lo boccio perché è un prodotto, come potete vedere, utilizzato, sembra pochissimo, ma l'ho utilizzato per circa 10 giorni, poi ho dovuto smettere. L'ho utilizzato come crema notte, è una crema che ha una texture abbastanza leggera, si stende facilmente e si assorbe. L'unica cosa è che non si asciuga mai, non si asciuga mai, lascia la pelle unticcia, la pattina unta e in più mi fa uscire tutte le imperfezioni, tutti i brufoletti. Io avevo deciso di utilizzare questo prodotto per la sera come un qualcosa di nutriente più ricco, niente da fare, mi lascia la pelle unta,
Al mattino mi trovo con la pelle leggermente più provata del solito e poi dopo qualche giorno di utilizzo mi sono usciti tutti i brufoletti sotto pelle quasi sul tutto il viso. Quindi deduco che è una crema che non va bene assolutamente per il mio viso. L'ince non ve lo posso neanche vedere perché c'era sulla scatola, ma la scatola l'avevo già buttata per non occupare spazio. Un prodotto che per me è flop. Invece parliamo dei prodotti top top, vi voglio segnalare questo olio struccante micellare della Yves Rocher. Io sono, come vedete, già meno della metà. È un prodotto che mi piace tantissimo, soprattutto da utilizzare la sera dopo le salviettine struccanti. Io utilizzo prima questo, lo applico sul viso umido con il contatto con l'acqua, diventa un latte quasi, un latte molto leggero che va subito a togliere tutti i residui del trucco, non vi lascia la pelle assolutamente unta una volta sciacquato il viso, sembra di aver utilizzato un latte detergente, non vi lascia neanche la pelle nutrita, idratata, eccetera, eccetera, ma non ve la lascia neanche super aggredita che vi tira tutta, assolutamente no. Profumo ottimo, ne basta veramente poco e strucca anche gli occhi. L'ho utilizzato per struccare gli occhi, non mi è andato assolutamente a bruciare, a creare irritazione, niente, e ha tolto, diciamo, il 90% del mascara, quindi per me questo è già un ottimo traguardo. Il costo è circa di 9 € se non sbaglio, ma si è suicidato. Credo 200 ml di prodotto e quindi vi durerà una vita perché ne basta veramente, veramente poco. Un altro prodottino che voglio segnalare che per me è un top è questo deodorante della Nivea Pure Natural Action. 48 ore, delicato sulla pelle, 0% di sali d'alluminio. Questo è un prodotto ottimo, non ha un inci biologico né niente, ma già il fatto che non ha i sali d'alluminio e per me è una vittoria, mi mantiene la zona fresca e profumata per tutto il giorno. Io alla sera arrivo che profumo ancora di questo deodorante, che tra l'altro ha una profumazione fiorita molto molto leggera e molto piacevole, ottimo. Costato 3 € e qualcosa in offerta, non mi ricordo, ma è un prodotto sicuramente che ricomprerò perché è un ottimo compromesso tra i prodotti tradizionali e i prodotti bio. Questo sta in mezzo, che dura, che fa tutto, non mi irrita le ascelle né niente, che poi è un prodotto da supermercato che non ha i sali d'alluminio. A me piace tanto. Un altro prodotto che mi sta piacendo veramente tanto, che è un top, è il tonico alle rose della Logona. Questo è un prodotto, penso, tedesco, certificato, vegano, ok, bla bla bla. È un tonico senza alcol, sapete che i tedeschi ci navigano nell'alcol. Questo è l'unico tonico, secondo me, senza alcol. A partire dal packaging è fantastico, favoloso, bellissimo. Ha il suo... Si può anche svitare in caso si volesse utilizzare senza la pompetta. Ha una profumazione veramente delicata, è super decongestionante, super lenitivo e molto molto idratante. Lo utilizzo sempre al mattino per una botta di vita, per una botta di idratazione e mi piace veramente tanto. Ne basta pochissimo, credo che il costo su Ecoverde si aggira sui 12-13 €, ma stiamo parlando di un prodotto bio, certificato Natru 125 ml, poiché guardate che packaging stupendo. Per me è un prodotto top. Se avete una pelle sensibile e reattiva che si disidrata, questo lo si può utilizzare tranquillamente anche sulla pelle normale durante il giorno, che vi va a decongestionare anche le discromie che si evidenziano dai sbalzi di calore tra il termosifone e il freddo glaciale fuori. L'ultimo prodotto che mi piace tantissimo, che è il top, è questo gel lavamani pulizia profonda e delicata della Sien. Questo qua è un gel lavamani antibatterico, la profumazione
Io lo definirei tipo la profumazione della lemon soda, sa un po' di limone, ma di comunque qualcosa di frizzantino. Lava benissimo le mani, non me li secca per niente. Essendo in gel con antibatterico all'interno, ero un po' prevenuta, ma nulla di più sbagliato. Come tutti i gel lavamani della Sien. Lava benissimo, non mi secca le mani, non mi crea prurito né niente, mi lascia le mani perfettamente pulite senza aver bisogno di applicare la crema subito. Ottimo, fantastico, sono veramente contenta. Piace tantissimo anche ad Andrea perché lui si lava ancora più spesso le mani di me. Ottimo, infatti uno uguale ce l'ho anche in cucina. E niente ragazzi, questo video è terminato. Fatemi sapere quali sono i vostri top e flop di questo mese. Mi raccomando, andate a sbirciare che cosa ha combinato Stefania, perché anche lei utilizza un bordello di prodotti. Io vi mando un grossissimo bacione. Ci vediamo alla prossima. Ciao bellezze!